Oh, sequenza. Hai fatto solo un sacco di teste. Bravo. Bravo, bravo. Dai, eh. Eh sì. No, ragazzi. No, aspetta, aspetta, no, stai. È arrivato il protagonista. Bravi, 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 bravi. Winner bracket. Winner bracket. La semifinale. No, cazzo dico. Sì, giusto. La semifinale. Semifinale winner. Semifinale winner. Forza. Sì, ma gioco di là. Oh, teniamola. Ciao, vado a giocare. Perché vuoi fare giocare di là? Aspetta, fai giocare qua. E dimmi. Sì, ma li carico sul mio canale YouTube. No, ho detto che o giochiamo qua. Anzi, in che senso? Beh, sì, lo sto già facendo. Vado giù. Vado a giocare la partita su una partita. No. Sì, ci vediamo dopo. No. Va bene. Zanella se ne va. Get ready for the next battle. Che dio? Round one. Fight. Scene. il divano insormontabile. Cambio tasti intanto per il nostro Xeono e Harry Potter. Manca un commentatore. Vai. Ormai tu hai confidenza col divano, vedo. Sì, ormai. Allora, ci siamo qua. Abbiamo Harry Potter contro Xeon. Questa è la semifinale winner. Semifinale winner. Harry the player. Giù lo ha pompato, penso di sì, perché non l'ho più visto in graduatoria. Get ready for the next battle. Round 1. Partiti. Subito gli aci. Harry Piston. Trottolino parato. Elettrico lanciato in cielo. Già chiuso il primo round? No. Si salva. Flash non confermata, almeno 17 non punita. O svolazzo. Non si dice mai di no a svolazzo. Stanno tirando tutto. Sti che male. Quello cosa countera? Che countera? Appunto. Ma prende tutto? Ah, ok. Infatti. Dominio. E intanto direi che ho la certezza di aver sbagliato i nomi, scusate, però me ne sono accorto della giornata. Un attimo di quadratura sul Mignale. Da parte del Mignali con Mash. Harry Potter vince il primo. Get ready for the next battle. 1-0 subito. Round 1. Aggiorniamo. Lo schiaccio, ok. Bellissima punizione di punita. Finalmente Xeon si sveglia. Ricordiamo che la semifinale. Chissà se ci sarà il comeback. Partite che contano. Chi vince questa va in finale winner contro il Mignali. Giordano. Ready.
beccati qua e ti butto a te. Uno pari. Oh. Che tensione. Hop kick a Coppola, ma funziona. No, no, ha steppato, ha fatto niente. Ah, steppato. Ah, beh, bravo, bravo. Allora ritiro tutto. Mi scuso. Pazzato, rialzo qua. Presa, schippato ovviamente. Questa? Questa? No, questa era Coppola. Ah, ok, grazie. No. Setupine, va bene, va bene. Mi è sembrato un po', però magari mi sbaglio ancora. Bassi, alti. Ma tipo invincibile, cioè passa via sempre in mezzo, non viene mai risettato. Succede, fai gli scherzi. Ah. Sgamo. Two zero per il riposo. Un dominio. Xeon un po' nervoso nonostante le cuffie gialle. Dai, Xeon. Le brache ti stanno. Questa qui è la. Happy Poster, un trattore inarrestabile. La semifinale. Il nostro giocatore concentratissimo. C'ha questo Iaci sotto. Tra il Mignali e chi vince tra Xeon. Davvero, davvero efficace. Poi ci sarà la finalissima tra Winner e Loser Bracket. I Loser Bracket stanno andando abbastanza avanti. Dovrebbero giocare, forse stanno giocando promo. Silvio contro Eneas. E non so chi sta vincendo, però sì, stanno giocando ora. Partita! Il match point subito aggressivo, questo Devil Jin di Harry Potter. Vediamo se farà i piston. No. Rikimaru dice niente da fare per Xeon. Un po' pessimista, lo vediamo. Evidentemente sembra dominante, devo dire, sono d'accordo con Rikimaru. Nonostante bisogna tifare per il giocatore in svantaggio, quindi forza Xeon. Vediamo se ci dai un comeback, questo svulazzo, svulazzo. Però davvero Harry Potter sta dando un'ottima prestazione, davvero in forma oggi. Non gliene fotte un cavolo, si gioca anche sulla postazione streaming, che ricordiamo laggante a cannone, 10 frame su qualsiasi mossa. È incredibile che lui ci riesca, è incredibile, è davvero bravo. Oh! No! Attenzione! C'è stata un'interruzione da... C'è stata... Ancora! Aia! Brutto momento per la semifinale Winner. Vediamo Xeon cosa deciderà di fare. E niente, quindi mi sa che Harry Potter si deve ritirare e vince Xeon. Beh, dalle mie parti, se tu metti in pausa, l'altro giocatore può richiedere il match a tavolino. Però scusa, il round, giustissimo. Il round che stai giocando lo vince, cioè l'altro si prende le coppole. E invece, infatti, è davanti così. Quindi, corretto, cioè corretto, nel senso, cavaliere Xeon che decide di non prendersi il match. E dagli, scusate, il round. Ma magari se lo prenderà. Intanto succede un bordello, Sandro prende a calci il cestino del Rud e non lo sistema neanche. Per la rabbia. E lo lascia anche lì, esatto. Nonostante stia vincendo comunque, nonostante sia scalato il Super Bracket, per la rabbia da un calcio al cestino. Cerioni è arrivato subito a sgridarlo, giustamente, dicendo. E per poco partiva una rissa. E per poco infatti ha deciso di buttare l'immondizia. Ah signora Cerioni, apparente. Comunque, qui abbiamo abbastanza bestemmie in chat. Tra cui un dominio di Harry Potter. Rialzo 2. Basterà? No. E la firma di Harry Potter. La counter di Iaci. Che botte. 3-0 pulito. Manda in semifinale. E manda in loser. Xeon va nel loser e si dovrà scontrare contro Cheng. Quindi Xeon Cheng direi che è una sfida abbastanza leggendaria. È buona. Attenzione, buona, scende buona. In campo finalmente Dark Greeting. Noi vogliamo vedere questo orso. Vogliamo vedere queste bestie. Orso. Tutti fanno il tifo per lui. Arriva anche Sandro. Bello.
Grande classico. Entrambi i giocatori preferiscono giocare a sinistra. Però Zanella fa il signore. Zanella prende il più 10 punti simpatia e decide di cedere il posto. Lascia il posto all'anziano Sandro. Evidentemente invece c'è un giusto diritto per questione di età. E un botto di roba.